sono tornata con un nuovo video dedicato ai prodotti terminati bio che ho racchiuso all'interno di questo cestino che ora vi andrò a mostrare. Prima vi volevo dire che cosa indosso sulle labbra e come blush. Li ho già smocciati, sono dei colori che ho utilizzato tantissimo quest'estate perché io vado pazza per questi colori. E in particolare sto parlando della Pastello di Neve Cosmetics e della Aragosta Coral, corallo che è questo, il primo, che me l'ha regalata la sister, che lei non la utilizzava, io invece appunto la stradoro. E ho tamponato, picchiettato sopra di Clarins questo Instant Light Natural Lip Perfector, che è qualcosa di stupendo, io tra l'altro ne ho diversi. Questa credo fosse un'edizione limitata, la numero 10, e l'ho presa verso fine maggio, l'avevo comprata, ed è questo colore stupendo, il secondo, questo arancio corallo, che mi fa impazzire. E sulle guanciotte ho applicato questo blush di Essence, il Mosaic Blush, ed è il numero 10, Miss Floral Coral. Ed è appunto questo, insomma, lo conoscerete, ve ne ho anche parlato nel video dedicato ad Essence, che vi lascio qua. Troppo carino. Bene, bando alle ciance, passiamo ai prodotti terminati. Salviette struccanti che io utilizzo non per struccare, cioè utilizzate da sole, mai, ma mai, proprio non mi è mai venuto in mente, non so perché, non sono proprio abituata. Quindi le utilizzo per rimuovere latte detergente, quasi sempre, oppure per togliere gli swatches. Alterra la trovate da Rossmann in Germania, in Austria, insomma in tutti questi posti dove c'è Rossmann, DM. Io questa l'avevo comprata a Monaco di Baviera, mi sembra a febbraio, l'avevo comunque già comprata in precedenza, quindi mi erano piaciute molto, e sono all'aloe vera, sono 25 salviette, ben imbevute, il giusto, e mi sono piaciute molto e hanno un prezzo pazzesco, e sono anche prive di acqua. Pazzesco nel senso pochissimo, proprio ora non ricordo il prezzo, ma pochissimo, con aloe vera bio e sono prive di alcol, ottime. Poi le altre invece sono tutte italiane, perché parlo di queste di Leo Crema, sono con l'olio d'argan 100% biologico e sono molto molto buone, hanno una trama particolare, mi sembra anidrodate, ecco, io purtroppo mi dimentico di lasciare un campione, però siccome questi prodotti magari li ho terminati nel giro di 2-3 mesi, erano 25, mi sembra che così, non mi sembra, da tipo 2,50 o 3,50, non lo so, hanno un PAO di 3 mesi e contengono anche vitamina E. Poi ho terminato una fantastica maschera viso di Planters, che è senza parabeni, quindi l'ho inserita all'interno di questo video. E questa è la linea Planters Sun ed è una maschera che mi ha fatto impazzire, ne ho utilizzate parecchie, ne sto utilizzando parecchie ultimamente perché io, sapete, sono un po' pigra per fare le maschere, quindi ultimamente quasi tutte le sere sto utilizzando una maschera di cui vi parlerò sicuramente. Questa era l'aloe vera, vabbè, come sempre io sono un po' fissata, fissa e prolunga la bronzatura, rinfrescante, idratante e lenitiva, mi è piaciuta da pazzi, l'ho utilizzata in due volte, quindi ho fatto due applicazioni perché era molto ben imbevuta, quindi l'ho applicata, l'ho inserita, ho chiuso qui con delle, come si dice, non mi viene la parola, delle mollettine, e dopo pochissimi giorni comunque l'ho riutilizzata una seconda volta, ovviamente non è che la lascio stare lì per tanti giorni, cioè l'ho utilizzata proprio subito dopo, tipo due o tre giorni. È di quella appunto in tessuto, è molto grande, molto bene, insomma non so se la si trova ancora in commercio, perché da un po' che l'avevo lì. Tra l'altro contiene, oltre l'aloe vera, la calendula, la vitamina E e l'acqua distillata di Fiordaliso, insomma veramente ottima. Di Planters purtroppo non si sente più tanto parlare, l'ho già detto in un altro video, lo ribadisco, e penso che insomma si trovino maschere del genere di Planters in erboristeria, ma andrò a controllare, fatemi sapere voi se sapete qualcosa. Ho terminato un grande amore, che è questo sapone non sapone di Omia Laboratoire, ed era con olio di jojoba, questo è certificato, tanto vedo che sporco, comunque Icea, e mi è piaciuto tantissimo e lo utilizzavo anche sul viso perché era assolutamente
non seccava la pelle, la rendeva quasi anche un po' idratata. Comunque quest'estate l'ho utilizzato moltissimo, mi è piaciuto tanto e proverò magari anche gli altri, insomma, della stessa marca, dello stesso brand, ma delle altre linee. Ho terminato quest'acqua struccante che l'ho già ricomprata diverse volte, forse questa è la terza volta che la termino. La compro in erboristeria ed è all'avena e camomilla, molto delicata, molto rinfrescante, lenitiva e efficace. Viso, occhi e labbra, molto molto buona. Sembra che costi, non mi ricordo, sui 10 euro, ma non mi ricordo. Comunque, ogni tanto mi piace comprarla, ovviamente. Parliamo di nickel tested, insomma di ottimi inci, un ottimo inci e 200 ml, un prodotto veramente molto molto buono. Poi che alterno ad acque micellari non bio. Ho terminato una crema che mi è piaciuta tanto, di questa marca che si trova alla Conad, sto parlando della Natural Line, Natura Line. Che ho detto natural, no, Natura Line Natural Cosmetics al tè bianco fico e acido ialuronico, crema giorno idratante certificata EcoCert. Questa la utilizzavo alla sera perché non ha un SPF di nessun tipo. Pelli normali e pelli secche, ottima, 50 ml, PAU di 6 mesi, la ricompro assolutamente. Così come ho già ricomprato il detergente viso, che è assolutamente uno dei miei preferiti. Ottimi prodotti. Poi ho terminato questo bagno e doccia gel del Giardino Cosmetico emolliente con olio di mandorle di Toritto e Avena, certificato ICEA. Questo mi è durato abbastanza in doccia, insomma, è un flaccone da 200 ml, non ne bastava poco, insomma, è stato un bagno doccia, insomma, carino e economico. E è tutta una marca tutta italiana che io trovo da Beauty Star e da Iper Soap, il Giardino Cosmetico. Buona marca. Non tutto in realtà, non tutto di questa marca mi è piaciuto, però questo è buono. Questo mi ha fatto impazzire di La Vera. Questo l'avevo comprato da Natura Sì. Infatti l'avevo comprato, le mie colleghe mi hanno detto, e siccome sono andata con le mie colleghe, quando poi siamo tornate in ufficio, dico, ah, io poi ho preso anche questo, ma perché non ce l'hai detto? Volevamo anche noi. Comunque è senza parabeni e sto parlando del gel doccia esotico, troppo carino, anche il pack, con cocco bio e vaniglia bio, per pelli normali e secche, questo l'ho adorato, quest'estate mi è piaciuto tantissimo. Io purtroppo, come sapete, non posso sentire la profumazione, però me l'hanno descritta e l'ho immaginata, e quindi comunque no, sono prodotti buoni. E comunque di La Vera ho già provato altri bagno doccia che mi sono piaciuti molto e quindi sono ben formulati. Continuiamo con il bagno doccia. Io ho terminato questo dell'Occitane, che avevo lì da parecchio tempo, a dire il vero, certificato EcoCert, certificato Bio Cosmetic, ed era la lavanda shower gel, esatto, alla lavanda, molto carina anche la confezione. Questa l'avevo presa all'outlet, si apriva in questo modo e molto molto bella la confezione, mi sa che la terrò, è troppo bella e mi è piaciuto. Era un gel doccia denso, avete presente, non quelli proprio liquidi, piuttosto denso, molto piacevole e appunto non si ritrova più, però pazienza. Ho terminato il mio preferito detergente intimo in assoluto, quello di Nour. Lo compro da Natura Sì, costicchia un po', ed è il sapone di Aleppo, appunto latte detergente con olio di alloro, e questo ha appunto il 50% di olio di alloro. L'olio di olive di alloro bio con bisabolo, miele e rosa danno vita ad un detergente delicato, efficace alleato dell'igiene quotidiana, utilizzabile in sicurezza. pH 3,5. Nickel tested, certificato IAB, Bio Eco Cosmesi, 12 mesi il PAO, e se non erro costa sugli 8 euro, mi sembra. Ho terminato, sì, ho tanti tanti detergenti, diciamo bagni doccia così, anche non bio come avete visto nell'altro video.
Questo mi è piaciuto tantissimo. Ne ho comprati ben due, perché questo forse è il secondo che termino. È della Bio Happy Natural Cosmetics. Questo, tra l'altro, ha un prezzo veramente bassissimo. È certificato Natrue. Sono 200 ml e questa è il Fruit Cocktail Shower Gel, quindi gel doccia cocktail di frutta, quindi agrumato. E anche questo ottimo prodotto, mi sembra costi 3,99. Ho terminato la crema contorno occhi top del top, tra quelle bio è la migliore che ho mai provato. Sì, tra quelle bio sì, ed è la crema contorno occhi antirughe di Bioficina Toscana che ho terminato proprio in estremis, diciamo, avevo un paio di 6 mesi, l'ho comprata a fine dicembre e quindi sì, l'ho terminata quest'estate proprio giusta. È la migliore che io abbia mai provato. Se avete quindi superato i 30-35 anni, ve la consiglio. Allora, idrata ed è veramente ha un'azione veramente anti-age. Io non dimostro, probabilmente, non so, me lo dite anche voi spesso, l'età che ho 43 anni compiuti a maggio, quindi non ho molte rughe. Non dico che sia solo merito di questo, ma negli ultimi mesi è merito, è il suo, assolutamente, veramente. L'utilizzavo mattino e sera, o quasi sempre alla sera, a volte anche al mattino, magari al mattino utilizzavo un altro con SPF, e all'olivello spinoso bio toscano. Ed ha un'azione antirughe incredibile, veramente come lui, nessuno mai, tra quelli bio, appunto, dicevo. Certificato ICEA, è un prodotto vegano e ve lo consiglio. Poi Bioficina Toscana non mi delude mai. Cremina terminata, questa l'ho comprata proprio da poco, ma l'ho già terminata. Sì, è una mini size da 15 ml, quindi neanche tanto mini, però insomma. Questa l'ho già ricomprata l'anno scorso, quindi è la seconda che termino e quindi l'ho ricomprata perché mi sono trovata benissimo. Sto parlando di Natures e quindi la linea Biosline, sì, marchio di Biosline di Padova. Ed è una crema viso antirughe con acqua unicellulare di arancia rossa e acido ialuronico. È un anti-age con un SPF 15. Che utilizzavo al mattino, che ho utilizzato fino a pochi giorni fa e che ho inserito in questo video. È senza parabeni, è una cremina leggera, idratante, molto buona, mi sembra che costi 5,90 al formato così, da 15 ml. Mi è piaciuta e l'ho ricomprata appunto già 2 volte. Ho terminato il siero di Omnia Botanica, bio, siero anti-age, e alle bacche di goji. Questo costa 9,90 da Tigotà, l'ho trovato 15 ml, un paio di 6 mesi che io non ricordo se ho rispettato, ne è uscita ancora una gocciolina, comunque l'ho scritto da qualche parte, va bene, non fateci caso. Era un siero in gel, non dava effetto appiccicaticcio, vi lascio il link qui del video sui sieri, tra l'altro, perché è un video interessante per chi è patito come me di sieri viso, che ho inserito anch'esso perché l'ho amato molto. E sono 15 ml, quindi la metà di un siero normale, quindi non è proprio economicissimo, però a me è piaciuto tantissimo. Ultimi prodotti sono un'altra crema contorno occhi del Giardino Cosmetico. Questa l'ho amata, l'ho odiata, l'ho amata, l'ho odiata, l'ho amata, l'ho odiata, e poi all'ultima. L'ultima parte in cui proprio l'ho terminato mi è piaciuto, quindi questo non lo ricompro, non lo ricompro, però questo ci ho messo tanto a finirlo, quindi 6 mesi li avevo superati sicuramente. Sì, decisamente. Densa Lift non ho visto nessun effetto, qui dice effetto levigante con uva orsina, burro di karité, acido ialuronico. Mi è piaciuta alla fine un pochino, ma l'ho trovato un leggermente idratante e stop, quindi non lo ricopro. Ho terminato questo, ve l'ho parlato sicuramente, l'ho amato veramente tanto. Questa è della Bio Q, ovvero Qualicos, non so se si vede perché è dorato, quindi le scritte sono dorate. Cos'è? Questo è un 3 in 1 latte detergente tonico e crema idratante, perché è un latte detergente molto cremoso, molto idratante,
anche nutriente con olio di argan arricchito con estratti vegetali di fiordaliso, quindi anche molto delicato, lenitivo, buonissimo. Senza siliconi, paraffina, parabeni, oli minerali PEG, solito, sono 150 ml, abbastanza, certificato, qua ci sono tutte le certificazioni, IAB, Ecobiocosmesi, eccetera. Cosa volevo dire? Mi è piaciuto davvero tanto, anche qui i prodotti Qualicos non mi deludono mai. Ne ho provati tanti nel corso, appunto, poi ne sono usciti anche di nuovi che proverò sicuramente. Io questo l'ho trovato da alla Upim, esatto, sì, li trovate alla Upim e poi anche online ovviamente. Il flaccone mi è piaciuto molto, scuro, fatto in questo modo che, come posso dire, mantiene bene, ecco, il prodotto si mantiene bene. Il dosatore ottimo, packaging quindi fantastico, prodotto fantastico, lo ricompro assolutamente, non ha neanche un prezzo eccessivo. Ultimo prodotto, non c'è scritto niente, ma io lo so cos'è, è una maschera nuova di Lush, ve lo faccio vedere che non c'è scritto niente. Ora non ricordo più se era, ecco, in questo momento è frutti di bosco, ve lo lascio scritto, vi chiedo scusa, è già tanto che l'ho terminata perché me l'avevano regalata a suo tempo. Era una mini size, ecco, giusto da provarla. La ricompro assolutamente perché mi ha fatto una pelle fantastica, morbida, idratata, luminosa. Ammazza, che bella! Vi lascio scritto qua sotto, come sempre, i nomi dei prodotti, così se lo volete provare potete appunto acquistarlo. Ho terminato, questi erano i miei prodotti finiti bio del periodo. E fatemi sapere se li avete provati, se, insomma, cosa ne pensate, e lasciatemi un mi piace se il video vi è piaciuto, se vi ho tenuto compagnia. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, seguitemi sui vari social, vabbè, lo sapete già, ma mi seguite già da parecchio tempo su Instagram, vedo che ogni giorno mi seguite sempre di più, mi fa piacere, e un bacione, al prossimo video!